quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Buongiorno, benvenuti in questo nuovo What I Eat in a Day. Oggi iniziamo la giornata in un modo morbido, con un super pancake e un buon caffè. Questo è un pancake al mandarino, esattamente mandarini cinesi, vedete, sono triturati là in mezzo dappertutto. Un pancake buonissimo, morbidissimo, ideale per la prima colazione e anche per l'inzuppo. Molto buono, io ieri l'ho soltanto assaggiato e devo dire che era delizioso. Stamattina, dopo una notte di riposo, sarà gnammi gnammi, quindi non vedo l'ora di mangiarlo. Caffè amaro e pancake e kumquat, mandarini cinesi. Come spezza fame oggi sesamini al cocco, sono questi della Rapunzel, sono questi pacchettini piccolissimi con pochissimi, hanno 48% sesamini e poi zucchero di canna e via discorrendo, e mix di cocco rapé. Sono molto buoni e molto saporiti, più buoni di quelli al cioccolato e più buoni di quelli nature. E ve li consiglio, sono 4 crackerini molto molto carini. Questo è il mio piccolo spezzafame. A dopo! E oggi per pranzo ditalini con fagioli e broccoletti, quei broccoletti che vedete li ho aggiunti adesso a mo' di decorazione per farvi capire che ho fatto i fagioli con i broccoli. Come l'ho preparata? Semplicissima. Ho messo a bagno la sera prima i fagioli, quindi ho cambiato l'acqua, ho salato, ho aggiunto una cipolla, ho aggiunto i broccoli che volevo mettere e ho mandato in cottura per 2 ore e mezza circa, quindi ho frullato tutto, ho allungato un po' con un po' di brodo vegetale e ho aggiunto i ditali fino a far cuocere completamente. Ed ecco qui questa meraviglia. Su questa pasta, su questo tipo di primo, io non uso la pasta integrale per ovvie ragioni. Bene, buon pranzo e ci vediamo. Ecco gli ingredienti della mia super merenda: uno yogurt magro bianco, lo mangerò tutto, questo ha 60 calorie, questa è la tabella nutrizionale, non ha zuccheri aggiunti ma ha 4,8 grammi di zucchero all'interno nei suoi carboidrati contenuti, quindi già di suo contiene lo zucchero, ma non è zucchero aggiunto, ma io un po' di zucchero lo aggiungerò. Poi metterò un po' di muesli, questo è quello della Lidl, della Cromfield, mi pare si chiami, quello biologico al cioccolato, 3 fragole, qualche mirtillo, un culetto di banana e un cucchiaino di zucchero di cocco. Guardate che bello questo zucchero. Bene, è da tanto tempo che volevo fare questa cosa, oggi la faccio con voi. E allora prendo lo yogurt e lo verso nella mia coppa. Sono 150 grammi di yogurt, ho fame oggi pomeriggio, me li pappo tutti, tanto sono molto molto leggeri. Taglio le fragole a pezzetti. La banana a rondelle sottili. E compongo la mia coppa golosa. Mirtilli, banane, questa è una cosa che farò oggi e non farò mai più, e la sto facendo soltanto per il video, perché io altrimenti metterei tutto in una tazza, quindi mescolerei veementemente con un cucchiaio e dopodiché mangerei. Questa la sto facendo perché va tanto, vi piacciono queste cose. Ma vi posso garantire che il tempo che fate tutto questo, vi è passata la fame. Ecco, potrebbe essere
un deterrente, una manciatina, proprio una manciatina presa con le dita, con le mani, di cereali. E adesso, da mettere rigorosamente sulla banana e solo sulla banana, un po' di zucchero di cocco. Scherzo, solo sulla banana. Voi mettetelo dentro una tazza e rimestate tutto. Non fate queste cose che ci vuole mezz'ora per farle e 3 secondi per mangiarle. O meglio, se volete fare, fatele, però da me non ne vedrete spesso. Ed ecco la mia cena bella fumante, 2 bei carciofoni imbottiti. Se volete la ricetta la trovate qui sul canale, Carciofi Imbottiti, dove c'è la i col pallino. Buonissimi ragazzi, all'interno hanno pan grattato, parmigiano reggiano, questi, un po' d'aglio e un filino d'olio, tutto messo a lessare. Buonissimi, assaggiateli, e non vanno neanche contro la dieta perché ho messo la giusta quantità di pane, infatti non sono trabordanti di ripieno, ma ragazzi, sentite l'acquolina. E poi la parte dei carciofi che mi piace di più, il gambo. Bene, alla fine 2 bei mandarini nostri che ancora sono buoni qua in Sicilia. E allora vado a cenare, buona cena a tutti, e noi ci vediamo al prossimo What I Eat in a Day. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo. Ciao a tutti, buona cena! La mia fumantissima cena di stasera, 2 bei cavolfiori imbottiti. Se volete la ricetta la trovate sul canale, cercate cavolfiori imbottiti, ve la metto qui dove c'è la icona. Carciofi, vabbè.